di trovare la struttura del demodulatore. Come detto prima, sarà un'operazione piuttosto lunga e vedremo che sfrutteremo pesantemente la struttura vettoriale che abbiamo appena introdotto. Quindi la rappresentazione geometrica dei segnali sarà un punto fondamentale che sfrutteremo per trovare il demodulatore, in particolare la regola di decisione da adottare in ricezione. Infatti il problema a cui dovremo andare incontro sarà questo: è stato trasmesso un segnale XVT pari a somma su K, su N o su K, quello che vi pare, che va da 0 a, diciamo N, da 0 a, vabbè, anche K, a K meno 1, di S di V meno KT A con K, ok? Come vedete stavolta ho utilizzato non la notazione da infinito a più infinito, perché in genere uno non trasmette, come detto più di una volta, una stringa infinita di bit, va bene? Quella è soltanto un'approssimazione per avere a che fare con segnali SSL. In realtà io trasmetto un pacchetto di bit che dà luogo a un pacchetto di simboli. Certo, questo pacchetto sarà molto lungo rispetto alla durata del tempo di simbolo di bit, e per noi quello sarà già un'approssimazione più che buona di segnale che va da meno infinito a più infinito. E ricevo una sua versione distorta dal canale del tuo di pare, ma in AVGN XT più rumore gaussiano bianco. Ok? Quindi non ricevo il segnale trasmesso, da cui guardandolo sono in grado di dire qual era la stringa dei simboli che è stata trasmessa e dunque qual era la stringa di bit da cui quei simboli provengono. Io ricevo il segnale trasmesso corrotto dal rumore e dunque ci sarà la possibilità di commettere degli errori, perché le forme d'onda ricevute non saranno così nitide e nette come quelle che immaginavo o come quelle che avevo in partenza. Ad esempio, supponete che io sto utilizzando una modulazione molto semplice che associa un impulso a tensione alta quando il bit è 1 e un impulso a tensione bassa negativo quando il bit è 0. Io trasmetto una cosa del genere, perché sto prendendo una modulazione binaria, quindi mando un bit per volta, io ricevo quello più rumore, che magari potrebbe essere questo. Qui mi accorgo che c'è qualcosa di vagamente positivo, posso anche intuire che il bit era 1, qui di vagamente negativo posso capire che il bit era 0, qui forse il bit era 1, qui è proprio sulla linea, non so proprio che cosa fare. Potrebbe esserci degli errori. E quale tecnica devo utilizzare per capire se questo era il bit 1 e questo era il bit meno 0 e così via? O meglio ancora, se a questa stringa trasmessa, qual è la stringa che io ho trasmesso guardando il segnale ricevuto? Quindi il problema che si porrà il ricevitore sarà quello di, sulla base del segnale ricevuto, che è una versione rumorosa del segnale trasmesso, capire qual era la stringa di simboli che sono stati trasmessi. Noi faremo questo approccio, risolveremo questo problema, e quindi progetteremo il demodulatore, andando per step successivi, e quindi per approssimazione, rimuovendo un'approssimazione per volta. La prima approssimazione che facciamo è che, ok, io non trasmetto K simboli, ma mando un solo simbolo, K uguale 1. E allora ho a che fare con XT uguale SDT A con 0 e RT uguale XT più NDT. Quindi insomma il segnale ricevuto sarà semplicemente questo. Quindi semplificherò le cose e dirò: fermi tutti, non trasmetto KB, K simboli che provengono da 2 alla K grande possibili bit, ne trasmetto soltanto un simbolo, per cui il ricevitore vedrà il segnale trasmesso relativo a un solo simbolo corrotto dal rumore. Anche questo sarà un problema troppo complicato, lo semplificheremo ulteriormente.
Supponiamo che io non ho a che fare con forme d'onda, ma ho a che fare con vettori. Cioè, io sto trasmettendo solo simbolo e per trasmettere questo simbolo mando, fra virgolette, un vettore S che dipende da con 0. In ricezione vedo un vettore con rotolo rumore. Il mio obiettivo è capire sulla base dell'osservazione del vettore R ricevuto quale fosse stato quel simbolo trasmesso. Questo è un problema invece che è più facile da risolvere e lo vediamo adesso. Poi da qui a qui torneremo indietro come? Beh, con la rappresentazione geometrica dei segnali, perché vedremo che una forma d'onda la posso rappresentare con un vettore, allora è proprio quello. Se so risolvere questo, questa è semplicemente la rappresentazione geometrica di questo, so risolvere anche questo. E quindi elimineremo questa seconda ipotesi e risolveremo questo. Poi vedremo anche che se io faccio ulteriori cose, la guardo un po' meglio la situazione, se so risolvere il problema quando mando una sola forma d'onda, un solo simbolo per volta, forse riesco a risolvere anche il problema quando mando un gruppo di K simboli. E cioè questo, rimuoverò anche questa ipotesi semplificativa. Ci vorrà un po', 2-3 lezioni, ma lo faremo un po' per volta. Ok? Inquadrato il problema, ci focalizziamo su questa cosa molto semplice. Questo è un problema di decisione statistica, perché voi volete sapere qual era il simbolo trasmesso con 0, ma purtroppo non potete guardare con 0 a una sola versione in rapporto 1-1 con A con 0, cioè S di A con 0. Se vedo S di A con 0 lo capisco subito, è quella forma d'onda S, è quel vettore rappresentativo S con 1, allora è il primo simbolo, S con 4 allora è il quarto simbolo. Purtroppo non ho accesso direttamente al parametro A con 0 simbolo che ho trasmesso o a una sua forma d'onda rappresentata da S. Io vedo soltanto una sua versione con rotta rumore. Sulla base di questa osservazione devo capire qual era il simbolo trasmesso. È un problema di decisione statistica. E quindi adesso apriamo una grossa parentesi e vediamo un po' qualche nota o elementi di decisione statistica o teoria della decisione. Avendo capito, avendo dato un po' di note, un po' di fondamenti di teoria della decisione, saremo in grado di prendere la regola di decisione migliore per questo problema, e cioè progettare il demodulatore, perché il demodulatore deve capire qual è il simbolo trasmesso, cioè utilizzeremo quella regola di decisione appena trovata. E poi torneremo indietro e elimineremo tutte queste semplificazioni. Quindi l'argomento che faremo in quest'ultima ora sarà elementi di teoria della decisione, decision theory. Allora, noi avremo sempre a che fare, anzi, nella teoria della decisione, si ha a che fare con tre oggetti. Uno, un parametro theta, che appartiene a uno spazio del parametro theta grande. Parametro space, spazio del parametro. Questo è l'oggetto su cui voi volete fare inferenza statistica. Purtroppo non guardate direttamente l'oggetto theta, il parametro, ma guardate soltanto una variabile aleatoria o vettore aleatorio x che prende i valori in uno spazio x calligrafico maiuscolo, che però è collegato a teta. In particolare questa variabile aleatoria, vettore aleatorio, ha una distribuzione di probabilità che dipende dal parametro teta. Ok? E quindi sulla base di questa osservazione x voi volete prendere una certa decisione o volete capire qualcosa in più del parametro e prendere una decisione. Insomma, voi cercate una regola di decisione delta
che è una applicazione che va da X in D, spazio delle decisioni, decision space, che vi fa dire ogni volta che osservate X, allora decidete per D. Insomma, se osservi quell'osservazione X, allora forse era più verosimile che il parametro era quel valore teta, e allora prendi quella decisione D che vorresti prendere. Lo scopo dello statistico, che in italiano è un po' brutto, in inglese è statistician, insomma, la persona che ha a che fare con la statistica, è quello di progettarsi una buona regola di decisione che ti permette di avere buone prestazioni. Vedremo a breve che significa buone prestazioni. Il problema nel nostro caso qual è? È ovvio, ragazzi, il parametro theta è proprio il simbolo che io voglio trasmettere, che ho trasmesso e che non conosco. X è l'osservazione, quindi questa è X, il vettore osservato, la cui distribuzione dipende dal valore del parametro. Infatti, se trasmetto il simbolo 1, avrò a che fare con una gaussiana media S con 1. Se trasmetto il simbolo 2, avrò a che fare con una gaussiana media S con 2. Lo vedete come è fatto? E quindi, a seconda del valore del parametro, cioè a seconda del valore del simbolo trasmesso, io ho a che fare con un'osservazione X che ha una distribuzione diversa. Fortunatamente, se fossero uguali non ci sarebbe modo di distinguere. E la decisione che voglio prendere qual è? E beh, questo è un caso particolare, il nostro, perché la decisione che voglio prendere non è particolare, è, cioè è particolare, la decisione che voglio prendere è proprio una stima del simbolo trasmesso. Quindi nel nostro caso abbiamo a che fare con uno spazio del parametro che è discreto ed è fatto da m valori, teta 1, teta con 2, teta con m, ed è proprio uguale allo spazio di decisione, cioè la decisione che prendo è una stima del simbolo trasmesso, va bene? E questo è che voglio fare, giusto? Voglio capire qual è il simbolo trasmesso, non è che devo prendere una decisione differente. Il fatto che ci siano spazio di decisione e spazio del parametro differenti è perché dipende dall'applicazione. Ad esempio, se io sto risolvendo un problema di decisione statistica in applicazioni militari, tipo radar, allora c'è un problema di decisione statistica, perché io con radar ho guardato la mia scena, trasmetto una forma d'onda elettromagnetica, ritorna se c'è un bersaglio nemico, un eco, se io nel segnale ricevuto ho solo rumore non è tornato indietro niente, non c'è nulla davanti a me. Se invece torna indietro qualcosa, c'è qualcosa davanti a me. Allora il problema è riconoscere che cosa c'è davanti a me e prendere un'azione, può essere quella in battaglia di, che devo dire, sparare. Quella è la decisione, che è diversa, però dipende dal parametro. Oppure, se io sto facendo un test di ipotesi per capire se un paziente è malato di diabete o meno, allora il valore del parametro teta è magari malato o non malato. La decisione da prendere è se è malato voglio dargli certo tipo di medicina. Ok? Il nostro caso, questo qui, quando lo spazio del parametro è discreto e assume m valori e anche uguale allo spazio di decisioni, è un problema di, è un multiple decision problem, un problema con decisione multiple. Bene, come stabilire qual è la regola migliore? Faccio un altro esempio prima di rispondere a questa domanda. E supponete che voi volete stabilire se un paziente è affetto a diabete o meno. Il parametro a questo punto è teta, che può fare due valori: teta 0, paziente sano, teta 1, paziente malato. Voi non sapete se è malato o sano perché non avete accesso al parametro teta, cioè non potete entrare fisicamente dentro il paziente e guardargli, insomma, gli organi interni. Allora, quello che si fa è fare un esame del sangue, in cui si misura il contenuto di glucosio nel sangue.
A quel punto voi avete una misurazione del contenuto del glucosio, un'osservazione X. E in genere quello che si vede è che se il glucosio è tanto nel sangue, allora è più probabile che il paziente sia malato. Se invece è poco, è più probabile che non sia malato. Magari potrebbe succedere che la distribuzione del glucosio nel sangue è questa qui. Molto bassa, è una mezza gaussiana concentrata attorno a questo valore quando il paziente è sano. E molto alta, e magari concentrata a questo valore, quando il paziente è malato. Allora è chiaro che se io osservo questo numero qui, che cosa può essere successo? Beh, o con larghissima probabilità il paziente era sano e ha avuto questo valore, oppure con bassissima probabilità il paziente era malato e ho preso la coda di quella gaussiana che sta qui. Ok? Io guardando questo valore decido se il paziente è sano o malato e prendo una decisione sulla cura dei danni. Come vedete, osservazione X, questa è la distribuzione di X quando il paziente è sano. E questa è la distribuzione di X quando il paziente è malato, come vedete, dipende dal valore del parametro. E sono molto diverse fra di loro, facilmente distinguibili. Difficile commettere errore qua. Se invece la situazione fosse stata questa, e prendo e osservo questo valore qua di X, e allora qua è molto più difficile capire se era un paziente malato che ha dato questa osservazione con piccola probabilità, oppure il paziente era malato e ha dato questa osservazione con probabilità ancora più piccola, perché è vero che questa è più piccola di questa, ma sono molto simili. È un problema più difficile questo. Come vedete, l'osservazione X ha una distribuzione aleatoria, e la distribuzione però dipende dal parametro, fortunatamente. Torniamo indietro. Lo scopo nostro è progettare una regola di decisione. Siccome il problema nelle telecomunicazioni è capire qual è il simbolo trasmesso, trovare una regola di decisione che dice qual è il simbolo trasmesso significa progettare il demodulatore, che è quello che vogliamo fare noi. Come si fa a progettare una regola di decisione? Ebbene, come tutte le cose, ogni volta che si deve progettare qualcosa si fa una funzione di costo e si stabilisce una regola di decisione, una regola, che ti minimizza quella certa funzione di costo. Ogni volta che si deve fare un progetto si studia, analizza, si definisce una certa funzione di costo, si definisce il costo in cui si incorre per ogni regola di decisione possibile e si sceglie fra tutte le possibili regole di decisione quella che minimizza il costo o massimizza l'utilità. E allora dobbiamo partire proprio da questo, da una certa funzione di costo. La funzione di costo si chiama loss function, funzione di costo, e dipende da due parametri, theta e d. L e theta d è un'applicazione che va dallo spazio del parametro cartesiano spazio decisioni in R. Ti dice quanto perdi se il valore del parametro theta e la decisione che hai preso era d. Noi prenderemo una funzione di decisione molto semplice, una funzione di costo molto semplice, scusate, la 0-1 loss function, cioè la funzione di costo o di perdita 0-1. Insomma, 1 se theta d è diverso da theta e 0 altrimenti. Cioè, se prendi una decisione che è diversa dal valore del parametro, perdi 1. Se prendi una decisione che è uguale al valore del parametro, perdi 0. Cioè, non perdi nulla. Quindi, se preferite, questo lo posso anche scrivere in questa maniera. 1 dell'evento di uguale di beta. Questa è l'indicator function, che è la funzione che fa 1 se si verifica l'evento a pedice. Una delle tante notazioni della funzione indicatrice. Alle volte l'avete anche visto 1 di x nell'insieme di d, la funzione che fa 1 quando x appartiene a d, oppure chi, funzione caratteristica di x di, la funzione che fa 1 quando x appartiene a d. Insomma, ci sono molti modi per descrivere, quello è un modo, è solo un fatto di notazione. Ma questa è la perdita in cui incorro quando il valore del parametro è theta e la decisione che prendo è D. Ma questa è la decisione presa, non la regola di decisione. Se io voglio trovare la migliore regola di decisione, mi serve una funzione di costo che sia funzione della regola di decisione,
non che sia funzione delle decisioni prese. Ok? Questa dipende dalle singole decisioni prese, non dalla regola decisione. Io non so con quale regola ho preso la decisione, dicono 1, dicono 2, dicono 3, va bene? Beh, la regola decisione però la so qual è, si chiama delta con x. E allora se valuto la funzione di perdita da loss function in theta delta con x, ho una perdita che dipende dalla regola decisione quando osservo x. Quindi questa è la decisione che prendo quando osservo x, delta con x. Tuttavia x è una variabile aleatoria, o un vettore aleatorio, e quindi questo qui è una perdita che è aleatoria. Se osservo un valore, prendo una certa decisione, perdo un tot. Se osservo un altro valore, prendo un'altra decisione e perdo un altro tot. In media quanto perdo? Perché uno è questo che volevo, il ragionamento più ovvio che fa. Posso fare una media di questo oggetto? Questo si chiama rischio. Sì, però è un po' strana questa cosa. Questa è una media sulle osservazioni x, ma x che distribuzione hanno? Perché x può avere tante distribuzioni a seconda dei valori del parametro. Bene, questa media la faccio quando la distribuzione di x era f di x, f di teta. Ok? Questa funzione si chiama rischio. In inglese risk function. Di rischi ne ho tanti in questo caso, uno per ogni valore del parametro, quindi ho m rischi. E dovrei prendere una funzione di decisione che minimizza il primo, il secondo, vorrei che minimizzasse tutti quanti, ma chiaramente una decisione che minimizza tutti i possibili rischi non è possibile. Per esempio, se io prendo una regola decisione che ti dice il valore vero del parametro è teta 1, sempre, qualsiasi sia x e tu mi osservi, io decido sempre per teta 1. Allora in quel caso è chiaro che il rischio di teta 1 fa 0, perché io decido sempre per teta 1, quindi indovino sempre. Il problema è che poi il rischio di teta 2 non fa 0, anzi sbaglierò sempre. Quindi posso ottimizzare su uno, però perdo sull'altro. Devo cercare di ottimizzare un po' tutto quanto. E qui ci sono vari approcci che vengono seguiti. Noi ne seguiremo uno particolare, che è l'approccio bayesiano, da Bayes, che è una persona che ha per prima scritto questo tipo di approccio. Bias è sempre il tipo di regola di bias che avete fatto a teoria fenomenatoria o probabilità di informazione. Cioè per noi il parametro delta sarà essa stessa una variabile aleatoria con distribuzione pi greco. Va bene? Quindi sto dicendo che la probabilità che teta fa teta con 1 è uguale a pi greco 1, anzi la probabilità che teta fa teta con m che vale 1 e m grande è teta con pi greco con m. È una PMF perché è discreta, teta, può assumere solo m valori. E allora questa funzione rischio qui si può scrivere anche in questa maniera. R di teta con m di delta è la media della loss function in teta delta con x quando teta fa teta con m. È la perdita media che ho quando il parametro fa teta con m. Ok? Questa qui si può scrivere anche in questa maniera. Qui non ha senso scrivere in questa maniera perché teta non è una variabile aleatoria. Quindi che significato ha dire dato che teta uguale a teta con m? Io condiziono a un evento
che l'evento è la variabile d'ora fa un valore, ma in questo approccio qui non è una variabile d'ora detta. Ok? E quanto fa questo oggetto qui? Visto che la loss function è una funzione molto semplice, fa soltanto 1, 0. Io posso calcolare per bene quanto fa questa funzione rischio per quella variabile d'ora delta. Per quella, scusate, loss function molto semplice che ho là sopra. Stiamo dicendo che theta fa theta con m e devo fare la media di questa funzione, ma la media di qualcosa è l'integrale di qualcosa per la densità. Questo qualcosa si chiama 1 di delta con x uguale theta m per la densità di x quando x è distribuito secondo theta m. E scusate, qui c'è un abuso di notazione perché ho indicato con x variabile d'oria e poi qui x realizzazione di variabile d'oria indice di integrazione, però lasciatelo fare perché altrimenti avrei dovuto chiamare x grande variabile d'oria, x piccolo le realizzazioni, era un po' più pesante la notazione, si capisce? Qui è una variabile d'oria x e qui invece è l'indice di integrazione. Ma che vuol dire fare questa operazione qui? Integrare una funzione che fa 1 su questo insieme e 0 altrove. Sto integrando semplicemente su quell'insieme. Qui sto integrando su tutti quegli x, tale che delta con x fa theta con m. La densità di probabilità theta con m di x. Ma questa è la definizione di probabilità. È la probabilità di questo insieme, di questo evento. Se integro la densità di probabilità di questo insieme, ho la probabilità di questo insieme. È giusto? E quell'insieme là descrive l'evento, decido per theta con m. Quando, scusate, la loss function fa 1 se sono diversi. Diversi. Non mi trovavo, quindi veniva la probabilità di corretta decisione. Diversi. Diversi. Quindi io sto valutando la probabilità che la regola decisione che ho trovato io o che sto analizzando mi decide per theta con m, anzi non decide per theta con m, quando invece il valore, il parametro vero era theta con m. Ma lasciate chiamare questa probabilità probabilità di errore, perché è una probabilità di errore. È vero il parametro teta uguale teta con m, io decido per un altro parametro diverso da teta con m, ho commesso un errore. Questa la chiamo probabilità di errore condizionata. Quindi, con quella loss function, il rischio è la probabilità di errore condizionata di quella regola decisione. Cioè la 0 or 1 loss function dà luogo a un rischio che è la probabilità di errore condizionale. Ma qui non ho cambiato nulla perché, come vedete, la probabilità di errore dipende dal valore del parametro. Io posso sempre farmi una regola decisione che ha una probabilità di errore nulla per un parametro, ma poi sarà alta per un altro parametro. Io voglio qualche cosa che mi stia bene quasi sempre. E allora forse la cosa migliore da fare è non prendersi questo rischio che dipende dal parametro, ma prendersi un rischio medio che fa la media su tutti i possibili valori del parametro, visto che il parametro è una variabile aleatoria. Rischio medio o rischio di bias. R di delta si chiama rischio di bias o rischio medio. È la media dei rischi sul parametro. E come vedete adesso non ci metto teta con m, ma ci metto teta variabile aleatoria, quindi qua questa media qui la sto facendo su tutti i possibili valori di teta. È un rischio medio.
mediato su tutti i possibili valori del parametro. Sarà quella la funzione che voglio minimizzare. Voglio una regolazione che minimizza il rischio medio, che mi fa stare tra virgolette bene per tutti i valori in media. Ma questa media la faccio facilmente perché è la media di quell'oggetto là. È la media della probabilità di errore condizionata. La media della probabilità di errore condizionata si chiama probabilità di errore incondizionata. Che se proprio lo volete scrivere, è la media su tutti i valori del parametro della probabilità di errore condizionata per la probabilità che il parametro faccia dare con m, che si chiama pi greco con m, perché abbiamo detto che la probabilità, la distribuzione di probabilità sul parametro si chiama pi greco. La media condizionata là è teta con m nella seconda riga, in questa seconda riga? Esatto. No, è teta variabile aleatoria. Ah, ok. Questo è il rischio quando teta fa teta con m, e quindi il rischio per un valore del parametro. Io voglio il rischio medio su tutti i possibili valori del parametro, e quindi voglio fare la media di r di teta delta quando teta è una variabile aleatoria. Ok? Ma il rischio condizionato a teta si chiama probabilità di errore condizionata, la cui media è semplicemente la sommatoria della probabilità di errore, dato che il parametro fa delta con m, per la probabilità che il parametro faccia delta con m, somma su tutti i possibili valori di m. Questa è la media. Ed è la probabilità di errore incondizionata. Direi che non dovrebbe essere molto difficile convincervi del fatto che fare una regola di decisione che minimizza la probabilità di errore, che è una delle tante tecniche che si possono utilizzare, nelle telecomunicazioni è perfetta, perché io in ricezione vorrei una regola di decisione che minimizzi la probabilità di sbagliare, di scambiare una stringa di simboli con un'altra stringa di simboli. Voglio che la probabilità di errore sia piccola, quindi forse è proprio questa la regola che mi serve, o meglio, ancora non ho trovato la regola. È proprio questa la funzione di costo che voglio minimizzare, il rischio medio quando ho quella zero one loss function, perché con la zero one loss function il rischio medio è la probabilità di errore medio. E farsi una regola di decisione che minimizza la probabilità di errore media mi sembra una cosa sensata. E la possiamo anche trovare facilmente questa regola di decisione, perché non ci vuole veramente nulla, ci vuole veramente poco a trovarla. Quindi il problema che abbiamo adesso è quello di scegliere la regola di decisione che minimizza il rischio medio. Cioè vogliamo risolvere questo problema, trovare delta star soluzione al problema minimo su tutte le possibili regole di decisione del rischio medio R di delta. Questo è il problema che voglio risolvere. La regola di decisione che minimizza il rischio medio, che abbiamo detto significa dire minimo su delta della probabilità di errore medio, che dipende da delta, anche se qui non ho specificato dipendenza da delta, sta nell'espressione di dentro, vedete? Come trovare, come risolvere questo problema? Fortunatamente non è difficile, anzi è molto semplice. E per farlo è più facile andare a guardare non al problema di minimizzare la probabilità di errore, ma di massimizzare la probabilità di corretta decisione. Perché la probabilità di errore è 1 meno la probabilità di corretta decisione. Cioè io ho sbagliato se è successo l'evento complemento di, ho indovinato,
che la probabilità del complemento è 1 meno la probabilità. E quindi se io voglio minimizzare la probabilità d'errore, basta che minimizzo meno la probabilità di corretta decisione, cioè basta che massimizzo la probabilità di corretta decisione. Quindi questi due problemi sono del tutto equivalenti, no? Cioè il valore sarà differente, perché la probabilità d'errore qui magari è più piccola, sarà 10 meno 6, mentre la probabilità di corretta decisione più grande sarà 1 meno 10 meno 6, quindi il valore sarà differente, ma la funzione che mi massimizza questa e minimizza questa sarà la stessa. Ok? È sempre il problema min e argmin. I valori di minimi e massimi sono differenti, ma il punto di minimo e massimo è lo stesso. E la probabilità di corretta decisione come si scrive? Sta scritta lì, la posso scrivere anche somma, come somma su m di y con m probabilità di corretta decisione dato che theta uguale a theta con m, e cioè si può scrivere come somma su m che va da 1 a m grande di y con m probabilità di corretta decisione quella è la probabilità di corretta decisione condizionata, che è il complemento della probabilità di errore condizionata. Ora, se la probabilità di errore condizionata è l'integrale su delta con x diverso da delta con m, ho sbagliato, probabilità di errore, provate a indovinare qual è la probabilità di corretta decisione condizionata. Integrale su delta uguale a delta con m, ho indovinato. Quindi dobbiamo massimizzare questa funzione qui. Su tutti quegli x, talché delta con x è uguale a delta con m, della densità di probabilità f con m di x, dx. Ecco il problema da risolvere. E come vedete il parametro delta, la precisione che era nascosta qui dentro, ora appare chiaramente. Sta qui. Guardate bene quel problema. Trovare questa regola di decisione non significa altro che trovare delle regioni di decisione equivalenti. Perché che vuol dire? Chi è questo insieme qui? Significa il vostro insieme sample space deve essere partizionato in m parti. E se questa regione di tutti quegli x che risultano in decisione teta con m, io integrerò quella densità su questo insieme qui. Se questa regione me la chiamo omega con m, e cioè tutti quegli x che delta con x fa teta con m, allora regola decisione delta e m sottoinsiemi dello spazio dei campioni x sono la stessa cosa. Cioè la regola decisione delta è individuata in maniera univoca da queste m regioni di decisione. Vi trovate? Sì, perché delta è una regola che ti dice se x appartiene a un certo insieme scegli delta con m. Se io ti dico questo sottoinsieme, questo certo sottoinsieme lo chiamo omega con m e ti dico eccolo qua,
Allora, darti questo sottoinsieme significa dirti come funziona la regola decisionale delta in quel sottoinsieme qui. Se te lo do per tutti i sottoinsiemi, ti ho definito completamente la regola decisionale delta. È più facile vederlo in un caso in cui il parametro assume due valori. Io devo scegliere per teta con 0, paziente sano, e teta con 1, paziente malato, va bene? Se il contenuto del sangue, di glucosio nel sangue, è molto piccolo, minore di un certo valore, fatemelo chiamare C, allora decido per paziente sano. Omega con 1 uguale tutti quegli x minore o uguale di C. Se invece il contenuto del glucosio nel sangue era maggiore di questa costante soglia, decido per paziente malato. Omega con 2 uguale tutti quegli x minore o uguale, maggiore o uguale di C. Ok? La domanda è quindi, mi sai dire qual è il modo migliore di costruire questi sottoinsiemi omega o regole di decisione, o scusate, o regione di decisione in modo tale massimizzare questa somma di integrali? E questo stiamo facendo. Scegli la regola di decisione che massimizza la somma di questi integrali. O se preferite, scegli le regioni di decisione che mi massimizzano questa somma di integrali. Beh, la cosa è molto semplice. E ve la faccio capire con un disegnino. Sempre relativo al caso bidimensionale. Supponete che questa è la funzione y con 1, f con 1 di x. Questa è relativa a un valore del parametro, θ con 1. E che questa qua è la densità di probabilità relativa alla funzione y con 2, f con 2 di x, relativa all'altro parametro. Va bene? Voi dovete massimizzare l'integrale di questa su una certa regione più l'integrale di questa su un'altra regione. Questo ho scritto qua. Massimizzare l'integrale dell'una su una certa regione più l'integrale dell'altra su un'altra regione. Che cosa fate? Su questa regione qua andate a integrare questa qui che fa 0. Direi su questa regione integrare questa qui che è molto grande. E su quest'altra regione qua che fate? Integrare questa che è piccola o integrare questa che è molto grande? Non dovrebbe suscitarvi molto sgomento se vi dico che la cosa migliore da fare è andare qua e dire: da questo lato questa qui è più grande e quindi su questa regione integra questa, e da quest'altro lato quest'altra è più grande, su questa regione integra quest'altra. E quindi non dovrei stupirvi se vi dico che questa è la migliore omega 1 che potete immaginare e questa omega 2. Nel caso bidimensionale. E se ce ne sono m? Bene, se in una certa regione questa qui è la più grande di tutte, integro su quella regione e quella lì. È chiaro? In questa regione qui, questa funzione è la più grande di tutti quanti, integra questa qui. In quest'altra regione, quest'altra funzione è la più grande di tutte quante, integra questa qui. E fallo per tutte le regioni possibili. Qui ce ne sono solo due perché era un problema con spazio del parametro a dimensione 2, due soli valori del parametro, qui ho due regioni di decisione. Se c'è una m, partiziona tutto quanto l'asse reali in m sottoinsiemi e la regola è: in questo sottoinsieme integra in questo sottoinsieme, perché in questo sottoinsieme la densità 1 per π 1 era la più grande di tutte quante le altre. E allora stiamo dicendo che la soluzione è delta con x uguale teta con m se y con m f teta con m di x è maggiore o uguale di π con j f con teta con j di x per ogni j diverso da m.
perché sto dicendo che la regione di decisione è costruita in questa, con M, in questa maniera. Teta con M è tutti quegli X tali che pi con M teta con M è maggiore o uguale di qualsiasi altro pi con J teta con J. Ok? Questa è la condizione di decisione che ho costruito convincendovi con questo semplice esempio a due valori del parametro, generalizzato con m valori del parametro, e di conseguenza se questa è la regione di decisione sto dicendo che quella è la funzione di decisione. Cioè qua sopra sto dicendo che se io vedo questo x decido per teta con 1, perché teta con 1 c'è la probabilità più grande, alla funzione pi greco 1 f con 1 più grande, alla funzione pi greco f più grande. Se vedo un x qua dentro, pi con 2, f con 2 è più grande, decido per teta con 2, ok? E generalizzato qua i miei valori, generalizzatelo. Potrei avere qui un'altra funzione così, questa potrebbe essere pi con 3, f con 3 di x, va bene? Allora a questo punto questa qua è omega con 2 e questa è omega con 3. Va bene? Quindi ecco come deve essere fatta la regione di decisione. Devo prendere tutti quegli x in cui la funzione integranda in quell'x è più grande di tutte le altre funzioni integrande. E allora vuol dire che la regola di decisione è questa. Scelgo il termine m se pi m f teta m è maggiore o uguale a pi j f teta j per ogni j diverso da m. O se preferite, scritta una forma ancora più compatta, teta cappuccio stima del parametro teta uguale arg max su m di y con m f teta con m x, perché quello sto dicendo. Se io scelgo teta con, io scelgo teta con m quando questa qui è la più grande di tutte, vuol dire che devi scegliere in questa maniera. Trovi tutte queste funzioni con lo stesso x e scegli l'indice più grande. Vi voglio solo lasciare con due definizioni, perché tutte queste grandezze hanno un nome. E il nome che gli viene dato è questo: y è la distribuzione del parametro, si chiama prior distribution, quindi distribuzione a priori. Ed è ovvio che si chiama distribuzione a priori perché è la distribuzione del parametro teta prima che hai osservato la tua osservazione x. Quindi quello è tutto quello che hai prima di fare qualsiasi osservazione. Si chiama distribuzione a priori. È la tua conoscenza a priori di quanto più probabile sia un parametro rispetto all'altro. Nel nostro caso è la distribuzione a priori che ti dice quanto è più probabile un simbolo rispetto a un altro. Perché magari ci potrebbe essere simboli più probabili di altri e tu lo sai, ne tieni conto. Si chiama prior distribution perché sta, è tutta l'informazione a priori. Invece f di teta con teta x, bene, dove teta prende uno dei possibili valori teta 1, teta 2, teta m, e la potete guardare in due maniere differenti. Fissato teta vale l'argomento da pdf, quindi questa è una pdf, è una densità. Quindi come funzione di x, quella è una famiglia di m densità. F teta 1x, f teta 2x, f teta mx sono m densità al variare di x. Ma qui, quella che sto guardando qui, non è la funzione al variare di x, perché x è l'osservazione che prendo
La vedo, 3.7, prendo quel numero e lo metto qua dentro. Quindi è un caso particolare in cui ho fissato la x. E invece vado questa funzione a variare del valore del parametro, theta. Quindi qui è fissato x, quello che mi serve. Al variare di theta, non è una, una distribuzione di probabilità, perché questa è una PDF in funzione di x, non in funzione di questo parametro qui. Bene, si chiama likelihood. Verosimiglianza. Verosimiglianza, likelihood. E anche questo nome è abbastanza sensato, perché se io ho detto che ho due distribuzioni di probabilità, questa e questa, questa si chiama f di theta 1 di x e questa si chiama f di theta 2 di x, va bene? A parte le prior probabilities, lasciamo stare per un attimo. Abbiamo detto che se io osservo questo valore di x e mi pongo la domanda, questo valore di x è stato causato dall'osservazione quando il valore del parametro è dato 1? O è stato causato dallo, o è l'osservazione relativa al valore del parametro theta uguale a theta 2? È molto più verosimile se è stato theta 1, anzi in questo caso è certo, perché la distribuzione di probabilità di theta 2 fa esattamente 0, quindi non è possibile ottenere questa x quando theta fa theta 2. Se lo guardo qui invece, allora mi chiedo, questa funzione fissato x in theta 2 è un valore piccolo, questa funzione fissato x in theta 1 è un valore grande, direi che è più probabile, quindi è più verosimile, che sia stato il parametro theta 1 a causare quell'osservazione rispetto al parametro theta 2. Per questo si chiama, come fissato x a variare theta, si chiama likelihood, verosimiglianza. E a questo punto, se non avete domande, proseguiamo la volta dopo, perché ci sono un altro paio di osservazioni che facciamo la prossima volta, anche se sulla 5. Perché siamo, siamo davvero interessati a calcolarci la probabilità di errore medio? Cioè, ho detto tante volte che i simboli e una stima rappresentano la probabilità.